Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Mi scuso per l'aspetto, ma sono tornata in questo momento dalla Lidl e ho fatto una sudata incredibile perché avevo una busta super pesante e quindi niente, sto morendo di caldo, ho sudato, devo fare una doccia, lavarmi i capelli, però prima di mettere a posto tutto volevo farvi vedere che cosa ho preso. Non vi mostro il cibo perché l'ho già messo via in frigo, eccetera, e poi perché se no la gatta non mi dà pace perché vorrebbe mangiare tutto. Quindi vi mostro pochi acquisti che ho fatto al DM e poi degli acquisti che ho fatto alla Lidl per quanto riguarda cosmetici, cose per la casa, abbigliamento, queste cose qua. Allora, la prima cosa che volevo farvi vedere che ho preso, vi lascio poi un filmato perché non entra nella videocamera qui ora. Ho preso un puff, non so come si chiama, un puff io lo chiamo, non so se si chiama così, per il gatto, nel senso un puff con all'interno la cuccia per i gatti. C'era di color chiaro così come l'ho preso io, oppure un grigio molto scuro. È bello grande, la mia gatta ha una taglia normale, media piccola. Però è veramente molto grande, è comodo, ci si può sedere sopra in tranquillità, è bello solido, non si muove, non traballa, quindi ottimo appunto come seduta per appoggiare i piedi. E inoltre all'interno ha un cuscino in pelo che in questo momento ho tolto perché fa caldo, glielo andrò a mettere in inverno. Ve lo mostro adesso, io l'ho trovato, ce n'erano tipo 2-3 pezzi, era di una collezione di qualche settimana fa, però questo puff ciclicamente, quando ci sono le offerte per gli animali, lo tirano fuori. Quindi io volevo mostrarvelo e parlarvene bene. Costa 12 euro, è veramente carino. Intanto è bello esteticamente e poi appunto è comodo e alla gatta piace. Ora magari ci va poco perché fa caldo, però vedo che insomma ci sale. Ci entra dentro, io l'ho messo su appoggiato a una cassettiera che non apro mai perché ci sono delle scorte di cosmetici, quindi lo apro veramente poco. E sopra queste cassettiere ci sono le sue ciotoline, acqua e cibo, quindi l'ho messo lì in modo che lei possa salire e usarlo come scalino. Ecco, quindi quella è la prima cosa. Poi era della scorsa, mi sembra, settimana, ma c'è ancora lo stand da me molto fornito e a sentire quello che dicono anche negli altri video, mi sembra che un po' in tutte le Lidl ci sia ancora lo stand fornito della W5. C'era questa linea disinfettante antiodore. C'erano tre pezzi, la candela, un additivo mi sembra, è questo. Io ero interessata a questo, costa sulle 4 euro, 3 qualcosa. Praticamente sono queste clip antiodore a base di componenti naturali, sono da mettere praticamente nei cestini della spazzatura. Siccome io non so come mai, però i cestini della spazzatura puzzano parecchio, praticamente ci sono due bustine così di perle e il sacchettino. Mi sembrava carina come cosa, speriamo che durino tanto, più che altro non so poi queste perle dov'è che si vanno a riprendere la ricarica di queste perle, dove si trova, comunque va bene. Questo. Poi ho trovato la mousse doccia della Nivea tratta solamente dal pack. Le profumazioni erano tutte uguali, albicocca e marshmallow. Non si sente granché da qua. Comunque niente, ne ho voluta prendere una. C'era ancora la linea quella all'avena, certificata Bios. Ah, ovviamente alcuni prodotti non ve li mostro, anche di cose che ho preso al DM, perché ogni mese faccio il video in collaborazione con i piccoli canali Power degli acquisti naturali del mese e altrimenti sarei troppo ripetitiva. Quindi tutti gli acquisti naturali che ho fatto non li vedrete qua, ma li vedrete nell'altro video. Sia per quanto riguarda la casa, sia per quanto riguarda cosmetici. Faccio un'eccezione per questi pezzi perché erano della scorsa settimana, se non sbaglio, di 2 settimane fa, ma io li trovo ancora, ce ne sono tanti pezzi, quindi volevo mostrarveli, ecco, per segnalarveli. Io ho preso il sapone liquido e il bagno crema.
testati al nickel tutti e due. C'era anche la crema viso giorno e notte, la crema mani e l'acqua micellare, che però non ho preso perché sono piena di queste cose, mentre in linea permanente c'è il latte detergente. Poi ho preso questo, che era di un bel po' di tempo fa, era uscita questa linea al carbone che era formata da maschera viso, acqua micellare e gel detergente. È sparita praticamente subito, l'hanno fatta fuori subito, non l'ho più vista. Oggi hanno ritirato fuori, almeno nella mia Lidl, questo e l'acqua micellare. Ce n'erano un sacco di pezzi, erano un pochino scontati tra l'altro, e quindi ho voluto prendere il gel detergente. Poi ho preso queste ciabattine. Ho preso il 39 perché avevo paura poi che mi scivolasse il piede in avanti, e io odio vedere le persone con le dita che si aggrappano alla ciabatta. C'erano di questo colore blu scuro oppure rosa. Io ho preso il blu, questo è un pezzo in stoffa e poi sono di gomma. Le ho prese per stare in casa, sono comodissime, si lavano benissimo. Io qualche anno fa, mi sembra un paio di anni fa, sempre alla Lidl, presi queste che ho adesso per stare in casa. Mi ci trovo molto bene, anche se col fatto che sono di questa gommettina il piede un po' suda, però per stare in casa vanno bene, si lavano anche queste con molta facilità. L'unica cosa, ecco, queste col tessuto sopra forse sono meglio perché il piede respira leggermente di più, perché qua dove ci sono queste striscine mi suda parecchio il piede, però comunque sono comode e quindi niente, ho voluto prendere queste. 4,99 mi sembra che costino. Poi ho preso una tisana a freddo dell'Angelica, questo qua è arancia, pepe e curcuma, digestiva e sgonfiante. In realtà l'ho preso solo per il sapore, non l'avevo mai visto questa profumazione, questo sapore, ho voluto provarla. Mi trovo molto molto bene con le tisane a freddo dell'Angelica, sono veramente buone e per l'estate appunto vanno benissimo perché sono fredde, ci vuole pochissimo per farle, sono anche gustose. Profumazione particolare ma buonissima, non vedo l'ora di provarle. E poi ho preso questi due tè, a me piacciono tantissimo questi tè, sono allora limone e lemongrass e pesca e rosa. No, sono favolosi, c'è quelli della pubblicità alla televisione, niente, li ho trovati, non so quanto costano perché non c'era il prezzo, però ho voluto prenderli, sono veramente buonissimi. Per il solito principio della tisana ho voluto prendere tutti e due i gusti, perché appunto in estate quando fa caldo non sempre sempre mi ci va l'acqua, ma magari ecco a merenda un bel bicchierone di tè così, oppure di tisana fredda, me lo bevo volentieri. E poi passando invece al DM, vi ripeto, alcune cose non le vedrete del DM perché le troverete nel video che uscirà comunque tra poco in collaborazione. Allora, ho preso questo tè freddo, mi sono riempita di tè, però questo qua è a parte gustosissimo e poi costa a prezzo pieno 89 centesimi, ma spesso è in offerta per un litro, quindi costa veramente meno di un brick di estate al bar. È buonissimo, io non so se avete mai provato questo tè in bustina caldo, che è tra l'altro buono, ha il solito sapore però è freddo, quindi è fantastico. E mi sembra c'è anche alla pesca, mi scuso per i rumori ma c'è la finestra aperta e ci sono questi motorini insopportabili che fanno tanto casino. Poi ho preso un pennello della Essence per il viso, questa era la collezione limitata, quello al miele, c'era solamente un pennello in questa collezione, l'ho voluto prendere, l'ho già lavato, è super morbidissimo ma ancora non l'ho provato. C'erano anche altre referenze di questa collezione ma non mi interessavano, quindi ho preso solo il pennello. Poi limited edition Balea, ho preso il gel doccia e la maschera viso in tessuto Copacabana. La maschera viso è idratante, hanno, qui c'è scritto profumo esotico, un profumo è paradisiaco, è dolce, è fresco, è anche un po' fiorito, non saprei descriverlo bene, però buonissimo. E poi per tipo 49 centesimi, 49, sì. Queste due maschere sono in crema, ogni maschera è composta da due bustine
e sono la maschera viso rilassante, tè bianco ed estratto di pesca, e poi quest'altra che invece è per le pelli miste, è una maschera purificante. Bene, io credo di avervi fatto vedere tutto, ogni volta mi scordo qualcosa, speriamo di no. Fatemi sapere che cosa siete riusciti a prendere voi, che cosa avete provato, che cosa mi consigliate. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!